Buonasera a tutti. Con questo video, che è un video pilota, vorrei tentare di ripetere un programma degli anni 90 che c'era sulla Rai, che erano Le lettere di Andrea Barbato. Per chi non l'avesse visto, consiglio di andare a vedere direttamente l'originale, ci saranno sicuramente alcune puntate su YouTube. Per la mia generazione, per me almeno, fu un programma molto interessante perché erano delle lettere che Barbato mandava tutte le sere a dei personaggi con cui fingeva, tra virgolette, un minimo di confidenza, comunque. Mandava delle lettere in cui c'era un approccio quasi confidenziale e che erano delle scuse però per analizzare quello che era successo nella giornata, causato perché questo personaggio era assurdo agli onori della cronaca per qualche motivazione, per qualche evento, magari era già famoso ma aveva avuto qualche evento particolare durante la giornata. Barbato coglieva l'occasione per scrivere attraverso questa formula di mandargli una lettera, andava a analizzare le criticità, le cose positive, ma anche le cose negative del personaggio e dell'evento non specifico. Vorrei tentare di rifare questa cosa nel piccolo, vedendo con che risultato, e ovviamente se avrà un seguito, questa è una puntata pilota, se ci sarà un seguito ci saranno degli apprezzamenti e delle richieste, continuerò a farlo, vorrà dire che non, con molta umiltà non sono in grado di replicare questa cosa. E vado subito a cominciare e non trovandomi in Italia in questo momento, non avendo il polso esatto di tutte o almeno non tutte come chi sta in Italia, di tutte le novità, vado a toccare un argomento abbastanza più generico, più non così magari di attualità, se non in parte, e cioè il lavoro di Mauro Biglino e la sua presenza su YouTube, ma anche attraverso delle conferenze che fa in giro in Italia, eccetera. Per chi non lo conoscesse, invito a informarsi. Come detto, non posso riassumere il suo lavoro molto brevemente. È un traduttore alla Bibbia che ha analizzato alcune criticità nella traduzione, ha analizzato maggiori criticità nel modo di interpretare la Bibbia, eccetera, eccetera. Invito chi non lo conoscesse a vedere almeno una sua conferenza e farsi un'idea del personaggio, anche perché poi tendono ad essere abbastanza simili, cioè va a ripetere le cose, perché lui gira per l'Italia, ma ripete le cose. E vado subito a cominciare appunto questa lettera in questa formula che ho riassunto. Caro Mauro Biglino, ho seguito vari tuoi interventi su YouTube con piacere perché ho notato un valore espositivo di conoscenza, eccetera, nel tuo approccio biblico. Siccome mi interessa anche l'argomento, perché riconosco, come dici anche tu, che è un argomento importante, visto che ci piaccia o no, la Bibbia rappresenta un punto di riferimento anche per chi non è credente, perché ha segnato la nostra cultura. E quindi riconosco nel tuo lavoro di analisi, di critica, di riedizione della traduzione, di critica delle interpretazioni che io stesso avevo notato, perché da buon italiano non ho letto tutta la Bibbia, ne ho letta una parte, ma quel poco che ne ho letto, ho provato comunque ho trovato come dire, delle incongruenze, sia scientifiche che anche normale che sia, anche se, cioè, è normale che sia, nel senso che venne scritta soprattutto in un periodo almeno precedente a 2000 anni fa, e ovviamente le conoscenze erano di un certo tipo. Ha senso se lo consideriamo scritte da un popolo di pastori o simili pastori, comunque un popolo dell'epoca classica con i suoi limiti, ne ha di meno se pensiamo che questo testo è stato ispirato dall'alto. E questa è una considerazione che va fatta e che credo che tu in maniera implicita, perché dici che non ti vuoi occupare della cosa, della divinità, eccetera, però un pochettino si traspare dalle righe questa critica. Detto questo, ribadisco, no, considero tutto il tuo lavoro comunque prezioso per un discorso di sensibilizzazione, di invito di lettura della Bibbia, di considerazioni su quello che c'è in questo libro, di come va interpretato, di come va considerato, eccetera. E già solo per questo, quindi, appunto, penso che il tuo lavoro sia prezioso. Al tempo stesso, però, noto delle criticità. Quando l'interpretazione della Bibbia, la traduzione della Bibbia letterale, che tu fai, che io su cui non posso neanche più di tanto parlare perché non conosco l'ebraico, ma su questa traduzione vengono fatte delle considerazioni ulteriori di interpretazioni come se fossero reali. E questa è una delle problematiche, cioè a dire, se nella Bibbia c'è scritto che accade una certa cosa, che può essere anche gli asini volano, per dire, non lo so, non è necessariamente vero che questo fosse successo. Questa è l'opinione dello scrittore, di chi ha scritto la cosa, eccetera. Però
Ma non è detto che, siccome c'è scritto una cosa in un testo, questo evento sia per forza accaduto. E questo dovrebbe un attimino, secondo me, bloccare interpretazioni di interventi alieni, di tecnologie super avanzate che avrebbero avuto questi personaggi che tu interpreti come presenze nella Bibbia e che sarebbero la spiegazione invece della divinità che viene interpretata oggi. Questo è solo un esempio di critica, insomma, del tuo pensiero. Al di là di questo, io voglio dire che noto anche che c'è una leggera scarsezza di contraddittorio nelle tue conferenze. A parte, ovviamente, qualche domanda del pubblico o anche magari qualche intervento di qualche personaggio che, pur essendo magari di un'altra religione, quindi può portare un punto di vista diverso, non è la stessa cosa che un professionista di qualche ambito. Quello che voglio dire è, nessuno di noi assumerebbe una persona che non ha mai fatto l'idraulico per farsi riparare il bagno, o se lo fa a suo rischio. Questo vale per tutti gli campi. Non è possibile parlare di biologia in maniera professionale se non con un professionista. Magari più di uno, ma un professionista, perché i campi ormai sono così complessi che bisogna studiare l'argomento e dedicarci la vita anche a questo argomento, nei limiti ovviamente di chi più ha più talento o meno talento di capire le cose, ma è ovvio che devi conoscere comunque l'argomento in maniera approfondita e con gli strumenti professionistici che ti permettono di capire di cosa stai parlando. Questo vale per la biologia, vale per la filologia, vale per la storia, vale anche per la traduzione, perché se io ho una conoscenza dell'ebraico limitata, non sono adatto a contraddire un altro traduttore che è molto più bravo di me. Ecco, queste cose io non le vedo nelle tue conferenze. Vedo che c'è un'assenza di questo contraddittorio forte, che ovviamente si fa sentire, perché poi quando mi si viene a dire, quando sento che nelle conferenze tu critichi chi ti critica perché sbraita contro di te nei forum, eccetera, beh, per carità, hai ragionissima a prendertela e a difenderti, ma quelle non sono critiche sensate e di valore, quelle andrebbero quasi che ignorate. Ed è facile vincere con il troll di turno che ti attacca solo perché sei andato ad attaccargli, fondamentalmente la motivazione è questa, sei andato ad attaccare un pilastro della sua esistenza, una cosa importante per lui, è ovvio che c'è una rabbia che scatta perché ci si sente criticati in qualcosa di importante. Facendo un esempio un po' più banale, non me se ne voglia, è come se uno parla male della partita di una squadra di calcio per uno che è profondamente tifoso, è ovvio che ci sarà un'aggressività dall'altra parte, ma non è un discorso professionistico e razionale, insomma. Ecco, vorrei vedere di più queste cose. Cioè, ho visto un incontro, un dibattito in cui c'erano altri personaggi di altre religioni, ma comunque non ho visto questa eccellenza in questi personaggi, non ho visto la professionalità ai massimi livelli. Ecco, questa è una critica che voglio fare e che faccio soprattutto a chi ti segue, perché rimarcando il valore dei tuoi interventi, la mancanza di una critica può portare anche a una deriva. Perché il fatto che qualcuno dica qualcosa non vuol dire che sia, per esempio, che sia vero. Qualcuno dovrebbe dirti, ma se nella Bibbia è scritto che avevano delle macchine volanti, va bene, nella Bibbia è scritta questa cosa qui, questo non vuol dire che però ci fossero macchine volanti, perché se no andiamo a vedere altre cose simili a altre cose. E questa affermazione qui io noto una serie di affermazioni che secondo me sono molto forti. Per carità, vanno benissimo. Noi non siamo il prodotto di un'evoluzione naturale, ma siamo stati modificati. Ok, è un'affermazione forte, però bisogna avere anche degli indizi forti allora a sostegno di queste cose. Bisogna parlarne con chi conosce bene la biologia e l'evoluzione per vedere se c'è un margine per credere a questa cosa. Perché il fatto che l'evoluzione umana abbia dei buchi non vuol dire che possiamo riempirla con qualunque cosa, perché sennò facciamo l'errore di chi è fondamentalista che dice, vabbè, qui non si sa chi è stato, allora ci metto una divinità che ci mette un miracolo che ha risolto la cosa. Ma non è così semplice. È un escamotage anche un po' infantile e sicuramente non è scientifico, perché è facile poi riempire un buco. Che ci sia un buco è una cosa importante, riempire il buco con quello che vogliamo noi, no, non va bene. Bisogna riempire il buco con qualcosa che è dimostrato che poi è quello che va dentro a riempire il buco. Così che parte così che procede la scienza, con l'umiltà appunto della scienza che richiede la verifica paritaria, eccetera. Ecco, questi sono i limiti che io vedo nel pensiero di Biglino, e mi piacerebbe che, a maggior ragione, per suo interesse, per dare più valore al suo lavoro,
sarebbe positivo che quanto prima lui si sottoponesse a una critica, a un confronto con dei professionisti del settore, in un ambiente pagato, eccetera, con una verifica paritaria, oppure riconoscere che le sue sono appunto ipotesi, senza arrabbiarsi perché la gente non le accetta o no, perché le motivazioni penso che lui sappia benissimo perché ci sia anche una forma di opposizione da un punto di vista emotivo, e alla ricerca appunto di quello che è la verità. Di andare a cercare la verità. Quindi fa un lavoro che sicuramente è importante, bisogna però evitare di rischiare di sostituire dei dogmi o delle facili spiegazioni di comodo con altre spiegazioni che comunque sono allo stesso modo di comodo, se no il lavoro è stato fatto solo per metà. Grazie per avermi ascoltato e alla prossima lettera. Buonasera.